Ciao, io mi chiamo Carmen, ho 66 anni e vengo dalla Toscana, precisamente dalla provincia di Massa Carrara. Come mai sono qua? Non si vede dal sorriso, perché finalmente, dopo tanto tribolare, io ora posso ridere. Senza avere problemi, posso mangiare, posso fare tutto quello che prima non facevo. Come ho conosciuto la clinica? L'ho conosciuta su Facebook. Un giorno per caso ho visto un video del dottor Palmas e mi sono incuriosita. Sarà vero tutto quello che dice? E ho continuato perché i video erano più di uno, giustamente. I video dove spiegava il dottor Palmas tutte le cose mi avevano tranquillizzata, le testimonianze delle persone mi avevano tranquillizzata e quindi ho deciso di venire in Moldavia. Poi invece, ringraziando il Signore, li ho trovati, sono stata portata qua in clinica, prima siamo passati alla logistica, mi hanno fornito un telefonino col quale potevo essere sempre in contatto con qualcuno. Ero sola, ma alla fine non ero sola, non mi sono mai sentita sola. Poi mi è stato subito dato l'appuntamento e di conseguenza ho iniziato questa avventura. Io qui ho trovato professionalità, ho trovato persone veramente in gamba, persone che ti stanno dietro. Comunque nulla, io ho fatto in 2 giorni l'estrazione di tutti i denti. Dopo 2 giorni io avevo già i denti in bocca, i provvisori. Sì, un po' di gonfiore, dolore no, assolutamente. Sono stata soddisfattissima, io subito ho potuto mangiare immediatamente, non ho avuto problemi. Quando sono arrivata a casa, comunque io ho mantenuto i contatti con la clinica, non sei abbandonato una volta che torni a casa, perché in qualsiasi momento. Qualsiasi cosa tu abbia bisogno, puoi chiamare, che sei subito ricontattato, ti danno le giuste indicazioni su cosa puoi fare, su cosa non puoi fare. La mia vita è cambiata tantissimo perché prima per mangiare era una tragedia, ma una tragedia veramente. Quindi ti portava anche ad avere dei problemi poi di digestione, poi non ti sentivi nemmeno a tuo agio con gli altri nel sorridere perché non avevi una bella dentatura. Quindi quando torno in Italia ora camminerò così. Perché per fare invidia a loro sicuramente. Sì, averlo saputo prima, lo facevo prima, però si vede che non era il tempo, si vede che il tempo giusto era questo. E no, no, non ho nessun rimpianto, assolutamente, anzi sono contenta.